Sono soprattutto le piccole e medie imprese del settore edilizio a soffrire di più per lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti, realtà che soprattutto nella città di Taranto caratterizzano il tessuto economico e sociale del territorio. Se ne è parlato nella sede di Confartigianato del capoluogo ionico. Innanzitutto noi chiediamo velocità. Velocità, lo sblocco dei crediti incagliati e poi una politica più lunga, una politica fatta di programmazione. Non possiamo noi, i commercialisti e tutto quello che gira intorno al bonus, ogni 20 giorni fare un passo avanti, due indietro, perché è questa l'incertezza che porta al blocco, insomma. In questo momento non possiamo restare immobili davanti a questa apocalisse che si sta manifestando, perché stiamo parlando di imprese che hanno 30, 60, massimo 90 giorni di vita ancora permanendo questa situazione. La situazione è abbastanza grave, che va a penalizzare soprattutto la piccola impresa, quella che finanziariamente e patrimonialmente solitamente è meno strutturata. E Taranto ne è ricca di queste imprese. E purtroppo ci troviamo davanti a questa situazione. Comprendiamo la voglia di rimodulare, era un sistema che andava rivisto, però la brutalità per come è stato fatto rende ancora più complicata la sorte delle imprese, e quindi poi ci hanno detto, insomma, che tra l'altro l'acquisizione di nuovo lavoro si è bloccata di botto del 70%.